Poi per il quarzo, quello è un bel problema, perché di quarzo sono a zero e ho una farm minuscola. Questo dovrebbe essere il villaggio dietro casa nostra, vero? Chiaro, questa è la giungla dietro casa nostra. Eccolo là, il nostro cactus. Vedo che le coordinate più o meno c'eravamo. Allora, io farei tipo questi qua così, per forza, che dobbiamo sollevarlo, quindi li utilizzerei come pilastroni. E poi, in corrispondenza ovviamente dei pilastri, andrei ad utilizzare questi qui perché di sì. E forse lo alzerei anche di 3, così almeno un po' più alto. E poi da qua inizierei magari a buildarci. Proviamo a farlo così. Ora devo trovare un legno che però sia decente da. Un legno o una pietra comunque da accorparci a sto legno qua. E io non saprei cosa metterci. Via sto uovo, non lo voglio. Ma allora. Loro, no? Ho capito che vi ho appena trucidato una famiglia intera. Però mi sembra esagerato puntarmi la vostra balestra in questo modo, eh? State calmi, io non vi ho fatto niente per ora. Però, calmi, eh? Allora, proviamo un po' cosa ci sta meglio qui con questi. Secondo voi? Contando che comunque poi lo utilizzeremo quello liscio. Intanto vado a prendermi lo stone cutter che è lì alla villa. Possiamo usare anche la pietra cotta in realtà. È un'opzione anche quella. Ma forse l'andesita è quella che dà meno. Allora, il granito lo scarterei. Non mi ispira particolarmente. E andrei più di diorite. O andesite in realtà. Ma vediamo un attimo così come viene. Faccio il contorno anche qua. Boh, vi devo dire. Forse ci sta anche, eh. Voi cosa ne pensate? Però forse con la diorite potremmo riprovare ad utilizzare anche il granito. Però non lo so. Per ora teniamo un attimo così, poi vediamo il da farsi. Allora, mentre la casa, dato che siamo qui, beh, ovviamente questo era un layer, ma io poi dobbiamo un attimo allargarlo. Ma vogliamo mantenere il bordino? Boh, penso di sì. Forse possiamo utilizzare le slab di questo colore qui. Sì, usiamole. Così diamo anche uno stacco. Quindi viene fuori una cosa. No, me ne manca una. No. Allora, una cosa del genere. Qui facciamo così. Così siamo a posto. E mi piacerebbe riavere una delle mie slab. Lo ammetto. Però vabbè. Qui in realtà. No, qua devo andare a metterci delle slab. Adesso vado a farmene. Ora, perché è il problema principale. Vogliamo fare questa torre. A parte che qua mancano le slab. Che cresce e manteniamo i pilastri. Non mi piace troppo questa parte, però vabbè. E manteniamo i pilastri. Forse per questo. Però questo è. Quindi proviamo a fare così. Mi ispira già di più. Quindi facciamo i pilastri in dark oak e il resto tutto in quarzo. Postarci. E le scale andrei a farle comunque in dark oak in realtà. Dovrebbe comunque andar bene. Vabbè, niente, ci ho provato, eh. Allora, alziamo un attimo questa che deve essere la parte principale, diciamo. Ma qui sono 3, 4, 5, 29, 30 blocchi? Ora vogliamo fa più alta. Vediamo un attimo. Ma 30. 30. 30 secondo me può andare, eh. Ma sapete che in realtà forse potrei salire addirittura con queste scale. Beh, dopo ci pensiamo alle scale, però. Bene o male. Quindi sarebbero 27 blocchi. Quanti pilastri ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Sono 27 per colonna. Bene, ora non rimane che l'ultimo. Oddio, ce l'abbiamo fatta giusta giusta, eh. 3, 2, 1. Ah, bene. E il grosso direi che lo abbiamo fatto. Vediamo la terra in eccesso che ho lasciato. Andiamo sopra la nostra torre che non è mai stata finita. Oh, beh, direi che comunque è una torre di tutto rispetto, eh? Mica male.
Ora dobbiamo provare a metterci il quarzo e io veramente utilizzerei quelle scale lì di fianco, riducendole un attimo magari, e gli farei fare tutto il giro. Secondo me esce qualcosa di carino. Però allora, a sto punto non la facciamo così, non mi ispira come cosa. La chiudo sopra e ci facciamo tipo torre medievale con i muretti che escono magari. Non lo so, da vedere comunque. Ora la parte più difficile sarà andare nel Nether e recuperare 2 quintali di quarzo. Allora, vediamo questo distacco con il quarzo com'è. Se può funzionare magari ce lo mettiamo sopra anche di là. Allora, vi devo dire, come materiale non mi dispiace. Mi piace. L'unica cosa è che gli devo dare un po' di profondità. Questo è chiaro. Quindi sposterei il quarzo verso dentro, almeno per quanto riguarda le pareti cicciotte qua. Questo sì, il quarzo lo sposterei. Voi cosa ne pensate? Poi non so come potrebbe venire su queste paretine qua. Cioè, che chiaramente deve venire una roba del genere. Vai, facciamo appunto sta prova. È che cioè, dovrei fare letteralmente tutta la build in quarzo. Non lo so, questo non mi convince molto. In realtà, allora, qua in realtà c'è già spessore perché comunque è a zigzag, quindi boh, potrebbe anche andarci bene. E possiamo provare a tenere un attimo così la cosa. Ok, comunque così secondo me viene ok. Poi ci mettiamo dei dettagli esterni e secondo me può venire qualcosa di carino. Ora l'unica è appunto farmare il quarzo, ma per quello di sicuro non adesso, perché ci ho messo un bel po'. Qui gli facciamo così. Adesso mettiamo giusto un attimo la base magari. Qui abbiamo detto così. Ho finito il quarzo, fantastico. E sì, dai, mi piace. Potrebbe venire qualcosa di buono, non male. E queste qua adesso poi è da vedere se effettivamente tenerle così, anche se a sto punto le modificherei a prescindere, perché cioè deve essere un cerchio che va su. Poi non so, cosa la vogliamo dedicare alla torre? Che significato gli diamo? Che deve avere un significato ovviamente. Magari lo decidiamo poi quando è effettivamente finita la torre. Che boh, potrebbe anche starci in realtà come cosa. E poi potremmo andare a metterci delle fence di qualche... non lo so, di qualche magari di oak o di birch. C'è anche di birch, le fence di birch. Proviamo. Dobbiamo provare con il legno di birch. Andiamo a vedere se ce l'ho nel deposito. Se no mi prendo i sapling e lo piantiamo. Parapapa. Mamma mia, oh. Mamma mia, oh. Mi fa proprio schifo sto sapling. Si vede? Andiamo a prendere del legno di birch, dai. Come si facevano le fence? Figurati. Quando mai le indovino? Quando mai? Mettiamo un po' di fence qua, vede? Un attimo. Però un mulino torre comunque non è una brutta idea. Ci potrebbe anche stare. E qui, boh, magari qui in mezzo. Adesso è solo un'idea, giusto per vedere, però potrebbe magari uscire qualcosa di decente. Una farm di grano con un mulino al centro. Cioè, effettivamente una farm grande di grano non la ho e vorrei fare le farm enormi in questa serie, quindi... perché no? Potremmo farla. Potrebbe anche diventare un bel mulino particolare, in realtà. È che, allora, qui intorno in realtà ho un po' sus come cosa. O comunque questa qua mi piacerebbe farla diventare un'oasi, voi che dite? Vediamo un attimo da qua. Però aspetta, ma al posto del quarzo potevamo usare il bone block. È vero. Forse ci stava. Forse non sarebbe venuto male col bone block. È molto simile al quarzo, quindi comunque le fence non mi dispiacciono, anzi mi piacciono anche messe. Proviamo col bone block. Mi ispira il bone block. Vediamo un attimo. Beh, saliamo e vediamo se riusciamo magari a fare un'ipotetica farm di grano. Allora, se lì nasce il mulino, lì l'oasi, perché voglio fare l'oasi. E qui intorno tutto grano? Non lo so. Però potremmo fare effettivamente grano, è vero, con una stradina che arriva da qua, questa zona qua tipo. Anzi, una strada che arriva da qua
E fa tipo un cerchio così. Gli facciamo fare il cerchio alla strada così, con grano sotto, grano sopra, e lì al posto di dove deve crescere il museo, che lo levo, ci facciamo una casetta, ed è tipo la casetta del farmer, e dentro ci mettiamo le ceste e tutto il resto che serve per zappare e fare il resto. Secondo me potrebbe venire qualcosa di interessante. Vabbè, qui sarebbe un po' da chiudere in realtà, però è un attimo comunque work in progress. Notiamo le differenze? Assolutamente no. Lo facciamo in bone block? Assolutamente sì. Oh là, finalmente. Ora andiamo a chiudere i buchi. Dove ci sono i buchi? Direi più che perfetto. E ora andrei a fare tipo delle righe così. E poi questi li posso chiudere anche così piuttosto che dritti. Mi piacciono di più. Poi ho detto che volevo fare una torre con appunto i cosi qua, i piromani, come si chiamano, i spuntoni. Quindi dobbiamo fare appunto la torre con gli spuntoni. Vediamo se così è una cosa fattibile. E sì, sta roba è un po' sus. Forse era meglio farle tutte. Mi sa che tirerò su anche queste qua allora. Sì. E poi dovrei fare tipo delle scalette, che vabbè sono per forza in quarzo quelle. Delle scalette esterne. Questo però il quarzo ce l'ho di sotto, quindi tanto vale fare così. Cioè il quarzo no, lo stone cutter. Però fatemi vedere un attimo il lato com'è qua. Ok, mentre di qua potremmo effettivamente mettere il blocchettino lì centrale, oppure lo levo di là ed è uguale. Forse mi conviene levarlo. Non so, non mi fa impazzire. Cioè effettivamente non è che faccia impazzire chissà quanto. Leviamolo. No, non mi fa impazzire. Tanto era più che altro per la scala, che doveva avere un pilastro, ma alla fine abbiamo bocciata l'idea, quindi via. Mi sa che devo mettere delle torce qui dentro, così a sentimento, prima che mi nasca qualcosa di poco raccomandabile. Però torce non ne ho, e quindi beh, mi ci attacco. Ma perché sto facendo questa cosa? L'ho appena tirata via per rifarla? No, lo scemo sono. Ma tu? Ma come ti sei messo storto? Io non ho parole. Boh, come ho fatto a metterlo storto?